Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Antonello Venditti, in una sua meravigliosa canzone, diceva: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Avviso importante: qualora questo video dovesse superare i 500 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. In questo video, comunichiamo una bellissima notizia e anche una speranza in un momento sicuramente non facile per tutto il mondo, e alla fine di questo video vi darò anche alcuni utili consigli per come minimizzare lo stress durante la quarantena. Ma prima veniamo alla meravigliosa notizia del giorno: Albano e Romina sempre più uniti, e lo prova anche una meravigliosa foto che la cantante italo-statunitense ha pubblicato su Instagram, un social che Romina predilige davvero tanto. Romina ha pubblicato questa foto, vedete, una foto molto bella, atto 1, e ci sono due bambini che si tengono per mano. Chissà che non sia una splendida metafora di un possibile riavvicinamento tra Albano e Romina. In realtà questa è la copertina del primo album di quella che era l'etichetta discografica Libra di Albano e Romina. Come sapete, purtroppo i due hanno avuto un lutto, detto Mariano, loro testimone di nozze, nonché grande produttore discografico, è scomparso, caro amico, sia di Albano che di Romina. Ma i fan da tutto il mondo, che anche in questo periodo non facile, continuano a seguire Albano e Romina, si sono emozionati per questo post. Chissà se in futuro, magari quando sarà finito tutto, quando sarà finita la pandemia, amici YouTube, finirà molto presto, Albano e Romina non possano tornare a prendersi per mano, e così da realizzare il monito e l'augurio di Antonello Venditti, che ripeto: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Chissà che Albano e Romina non siano i prossimi. Potremmo anche coniare un titolo: l'amore ai tempi della quarantena. Amici di YouTube, detto questo, voglio darvi alcuni veloci consigli per minimizzare lo stress in questi giorni non facili. Limitate quanto più possibile la visione di programmi televisivi che non fanno altro che seminare panico. Limitate anche l'uso dei social, limitate i video di YouTube di tutti i seminatori di panico del web. Cercate di occupare la mente con contenuti incoraggianti, contenuti positivi. Io ci credo, andrà tutto bene. Vi ricordo anche l'altro hashtag: io resto a casa. Amici YouTube, vi ringrazio per l'attenzione. Tanti amici spagnoli mi hanno chiesto: Marco Liguori, perché non traduci più i video in spagnolo? Ho avuto problemi con il software della traduzione, ma mi impegnerò a tradurre i video a partire dal prossimo video. Quindi, amici YouTube, non vi preoccupate. Il primo canale di Marco Liguori tiene molto alla propria audience dalla Spagna e dai paesi latini. Quindi gracias a todos e grazie che mi seguite davvero da tutto il mondo, amici YouTube. Detto questo, scrivete nei commenti cosa ne pensate della foto bellissima dell'album di Albano e Romina, uno dei primi album che Romina ha riproposto. Secondo voi è una metafora, anche un'anticipazione di quello che potrà succedere in futuro, ovvero di un possibile ritorno di Albano con Romina? Ovviamente tutti noi ci speriamo, sarebbe una delle poche cose buone che è venuta fuori da questa quarantena, da questo periodo piuttosto difficile. Amici YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro like. Vi ricordo che a 500 like pubblicherò un nuovo video di Albano e Romina. Seguitemi sui social, pagina Facebook Albano Carrisi Fan Club, seguitemi su Instagram Marco Liguori 7. Ciao a tutti.